Ciao mondo! Visto che roba? Non lesiniamo sugli effetti speciali per il nostro pubblico. State a vedere! E la musica? L'avete sentita? Se siete qui è perché probabilmente avete iniziato a guardare la versione per poveracci e pezzenti di questo video. Oppure siete arrivati fino alla fine e avete deciso di venire a vedere cosa aveva in più la Variant Edition. Nel primo caso, scherzetto! Nel secondo caso, temo non abbiate colto il messaggio di fondo di quel video. Sono molto deluso. Perché qua, a parte gli sbarruccichi da 4 soldi, non c'è proprio nulla. Solo un po' di fuffa digitale e nessun valore aggiunto. Nulla di più di quello che trovate nella versione standard. Esattamente come nelle variant che acquistiamo a peso d'oro. Anzi, c'è molto di meno, perché tutto quello che ho da dire non lo dico in questo video, ma nell'altro. Quindi se volete sapere cosa da raccontare, vi tocca tornare al punto di partenza. Se vuoi qualcosa di veramente esclusivo, vai a vedere la versione Ultimate Deluxe Collector's Edition, che contiene contenuti extra, una base musicale diversa, nuovi effetti speciali. Per la gioia del mio fumettaro di fiducia, che è sempre molto contento quando arrivo in fumetteria e mi chiede se deve tenermi da parte anche la versione rilegata in vera pelle di bombato albino dello speciale col... Non ce la faccio, mi fiato solo. O ancora per il numero 500, dove le copertine sono identiche, tranne che uno ha la ragnatela dorata anziché arancione. Arancione no, argentata. O ancora per il numero 500, dove le copertine sono identiche, tranne che uno ha la ragnatela argentata anziché dorata. O dorata, soprattutto. No! Mi sono messo la camicia al contrario, cioè i bottoni lì là. L'albo contiene anche il primo annual dei nuovi Vendicatori, disegnato da Dell'Otto, che è stato anche raccolto per i numeri 2 di Batman, Superman, Lanterna Verde, Justice League, Flash,